La bandiera turca, la mezzaluna e la dea Artemide e il matriarcato, la bandiera turca, la mezzaluna con la stella e il matriarcato. E in calce ad un mio video dedicato all'odio che divide i sunniti dagli sciiti, gli sciiti dai sunniti, mi appare il commento dell'amico Giuseppe Maino, il quale mi dice di parlare della bandiera turca, cioè che cosa significa questa falce di luna con una stella. Ecco, cari amici, è il matriarcato che si fa sentire, cari amici, è il matriarcato che si fa sentire. Perché, guarda caso, la mezzaluna era il simbolo di Artemide, della dea greca Artemide, che i romani chiamavano Diana. E Artemide era sempre rappresentata con la falce di luna sul capo. E si tenga presente che prima che nascesse il patriarcato, nell'Anatolia, cioè in Turchia, c'era e c'è la città di Efeso. Ad Efeso c'era il tempio più grande dedicato alla dea Artemide, era la grande madre, aveva il suo culto ad Efeso. Poi guarda caso poi che quando arriva il cristianesimo, Efeso diventa il luogo di culto non più ad Artemide, ma alla Vergine Maria, e vengono celebrati tanti concili ad Efeso, proprio a proposito della verginità di Maria, perché la dea Artemide, o Diana, era la dea che proteggeva la verginità. Allora, che dire di questo strano simbolo che noi troviamo nella bandiera turca? È il ritorno del matriarcato. E non si sfugge, potremmo dire qualcosa relativamente alla croce uncinata del nazismo. Hitler è stato affascinato dalla croce uncinata. La croce uncinata è anche un simbolo orientale. È anche un simbolo del buddismo, capito? È il matriarcato. E i millenni e millenni e millenni di matriarcato sono rimasti nell'inconscio collettivo e non si possono cancellare, cari amici. Quindi la bandiera turca è la rappresentazione visiva, odierna, del lontano matriarcato. Poi la stella è stata aggiunta alla mezzaluna di Artemide, è stata aggiunta ai tempi dell'imperatore Costantino, e quella stella lì starebbe a rappresentare di nuovo la Madonna. Comunque, la falce di luna della bandiera turca è un simbolo matriarcale. Ok, caro amico Giuseppe Maino, Maino? Ok, cari amici, ecco qua. Poi il tutto qua è meglio esposto in questa mia opera, che ora nella sua bella traduzione in lingua inglese sta in tutto il mondo. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.